Allora, Giuseppe Castaldelli, Università di Ferrara, un altro punto di vista, ci siamo incontrati per discutere appunto e confrontarci, anche il loro lavoro ritengo sia assolutamente, anzi un'idea di ritrovarci tutti assieme un po' come una comunità è partita proprio in quell'occasione, stimolata dalla discussione presso la Fondazione Navarra. No? Sì. Ci siamo ritrovati in quella sede e abbiamo deciso che insomma, era necessario per un tavolo della comunità scientifica sui nitrati in tutte le diverse forme. Penso che andrà avanti per quanto riguarda. Prego. Speriamo, grazie Presidente dell'introduzione. Sì, se vuoi ancora meglio. E dell'invito anche. Allora, a Ferrara abbiamo fatto una ricerca, questa è la provincia di Ferrara, questa forma tipica, abbiamo fatto una ricerca che è andata avanti per circa un quadriennio, molto intensa, più progetti, più argomenti trattati, gruppo fortemente multidisciplinare. Raccontarvi questo caso sarebbe forse riduttivo perché parliamo a livello nazionale, quindi ho pensato di estrarre due funzioni che sono state nominate più volte negli interventi di oggi. La denitrificazione è il processo. E le matrici in cui la consideriamo sono il suolo e le acque superficiali. La denitrificazione nel suolo è il processo più nominato e meno studiato in assoluto. Questo lo dicono gli esperti di fama mondiale negli ultimi congressi fatti sull'argomento, aprendo o chiudendo il congresso e dicendo dobbiamo trovare un metodo di misura realistico, affidabile, rappresentativo della denitrificazione nell'insaturo. Tuttora non l'abbiamo. Quello che vi mostro sono alcuni dati che permettono indirettamente di speculare sulla denitrificazione in un particolare caso che è quello dei suoli ferraresi. Noi eravamo all'inizio del programma e misurando in disimetri e piezometri, questo è un suolo sabbioso, la concentrazione del nitrato, cominciamo a trovarci di fronte a delle casistiche, a dei profili di questo tipo. Nitrato ce n'è nello strato coltivato, nel suolo superficiale, poi via via, già a una profondità di un metro, sparisce. E andiamo a zero, 2 anni di seguito. Allora, come mai? Perché non si accumula? Perché la percolazione su un suolo sabbioso dove tiri una secchiata d'acqua ti va giù subito, non lo accumula nella falda superficiale? Perché qua c'è un acquifero affiorante a un metro di profondità più o meno in alcuni periodi dell'anno. È la denitrificazione, dico io che sono il biogeochimico che si occupa della cosa. Allora, proviamo ad andarci dentro con i colleghi, idrogeologi, eccetera, eccetera, e montiamo qualche esperimento di laboratorio tipo questo, semplice, dei batch anossici, in cui suoli, qua abbiamo RS, DS, sono due tipi di suolo, dove mettiamo a contatto il suolo in condizioni anossiche con l'acqua della falda. E quello che si vede è che quando, freccia rossa questa, la concentrazione della sostanza organica, come dissolved organic carbon, misurata in questo caso come dissolved organic carbon, è quella naturale, il nitrato segna un calo dopo 2-3 giorni di incubazione in condizioni anossiche, poi si stabilizza. Si va in un certo senso una limitazione di substrato carbonioso. Se invece si fa un'aggiunta di un substrato labile, come in questo caso, sempre i bollini neri, in questo caso abbiamo aggiunto acetato, in un tempo di 1-2 giorni il nitrato piomba a zero. Sembra quasi che questi suoli ci dicano, nella loro memoria microbiologica, c'è una comunità di denitrificanti molto pronta a metabolizzare il nitrato se si creano delle condizioni in cui ciò può avvenire, ovvero anossia, l'abbiamo creata noi, e disponibilità di substrati carboniosi. Allora cominciamo a spostare l'attenzione verso, diciamo, l'area vasta, questa è sempre la provincia, 4 siti strumentati che già erano strumentati da tempo e quindi ci lavoravamo costantemente con cadenza settimanale o mensile. Andiamo a prendere le concentrazioni di cosa? Dell'acetato, del formiato come substrati labili e del carbonio organico disciolto e facciamo dei plot banali contro la concentrazione del nitrato. Che cosa viene fuori? Questi sono dati di lisimetri, siamo nell'insaturo, anzi siamo nel primo metro dell'insaturo, avendo presente che qui l'insaturo va da 1 metro a 6 metri nella provincia. Se c'è acetato, formiato o sostanza organica disciolta, misurata come DOC, di nitrato non ce n'è. Il nitrato comincia ad accumularsi in questi campioni quando non ci sono questi substrati, limitazione da substrato carbonioso. Estendiamo l'analisi, 75 lisimetri, frettimetri, testa dell'acquifero campionata mensilmente. Prendiamo i dati e plottiamo tutto ancora una volta, mettendo il nitrato contro il formiato più l'acetato. Che cosa si vede? Ancora più pulito l'andamento. Se c'è substrato carbonioso, nitrato non ce n'è.
se comincia a cioè se non c'è questi, se non ci sono queste due specie reattive, il nitrato si accumula fino a concentrazioni anche rilevanti. Allora, abbiamo misurato la denitrificazione? No, però è un'evidenza molto forte di come funziona il gioco in questi suoli. E mi ricollego agli interventi in serie, no? Sull'importanza, ad esempio, di riconsiderare le concentrazioni della sostanza organica, quindi le fertilizzazioni con letami, con effluenti zootecnici. In questi contesti, in questi suoli, sono un protettore di fronte all'accumulo di nitrato. Questo non è un caso assoluto, perché è stata nominata anche oggi la sitospecificità. Questo è a Ferrara, in suoli diversi, torba, medio impasto, argilla, sabbia, comunque fini, comunque con un acquifero affiorante e fermo tendenzialmente, dove è facile, in condizioni di saturazione, andare ad anossia. Differentemente nella pedemontana, dove la vulnerabilità intrinseca rimane alta, anche se c'è sostanza organica, perché lì c'è ossigeno ed è l'ossigeno che permette che la degrada, e il nitrato tendenzialmente assume un comportamento conservativo. Questo io non l'ho misurato, ma più o meno emerge da tutti i dati che abbiamo visto stamattina. Passiamo alle acque superficiali. Le acque di falda Ferrara non sono vulnerate, guardiamo quelle superficiali. Allora, un bilancio su cui potremmo star qua una vita, ma comincio a tagliare, molto accurato sui volumi e sulle concentrazioni ARPA. Calcoliamo i carichi, che cosa si vede in un triennio sui dati mensili tra input e output? Che c'è consumo in quasi tutti i mesi, cioè il bacino mangia azoto. Ma rispetto a quello che entra, perché da noi non abbiamo sorgenti, entra acqua del Po, che ha un carico, entra acqua da altre province, viene metabolizzata, ne esce meno di azoto di quello che entra, anche se c'è una generazione interna del carico in questo bacino di tipo agricolo. È un'indicazione, allora ci concentriamo sui corsi d'acqua minori. La maggior parte sono mantenuti in elevata funzionalità idraulica, quindi completamente devegetati. Qualcuno ha vegetazione. Il primo approccio che usiamo è quello di un bilancio di massa, il modello è quello di Burns. E risultato di sintesi, cosa si vede? Qua ci sono quattro trattamenti. Sorgenti puntiformi, canale senza vegetazione. Sorgenti puntiformi con vegetazione, cerchiato in nero, e poi lo stesso per le sorgenti diffuse. Che cosa si vede? Se c'è vegetazione, c'è abbattimento di azoto, totale, nitrico, ammoniacale, quello che si vuole. Se andiamo a plottare questi punti in questo modo, vediamo che sia per le sorgenti puntiformi, quindi scarichi civili, che per quelle da suoli agricoli, c'è un rapporto 1 a 10 più o meno tra l'assimilazione nei tessuti vegetali e l'abbattimento di azoto. Cosa vuol dire? Cosa abbastanza forte da sottolineare. 10% dell'azoto va nella biomassa vegetale, temporaneamente fermato nella biomassa fin tanto che non si degrada. Il 90% viene rimosso per denitrificazione. E qua ci si potrebbe stare su un bel po' a parlare del come nei sistemi vegetati rispetto a quelli non vegetati, dove ciò è molto meno influente e addirittura quasi conservativo il trasporto. E allora andiamo dentro, ho quasi finito, la denitrificazione. Qua la si può misurare. Il metodo scelto è quello detto a scala di intero sistema. È poco conosciuto perché è difficile da applicare, ma ci stiamo lavorando. Proposto da Larsen e Setzinger, serve questa macchina, uno spettrometro di massa particolare, si chiama MIMS, Membrane Inlet Mass Spectrometry. In sostanza si valuta l'incremento della concentrazione dell'azoto molecolare man mano che l'acqua scorre. Se c'è denitrificazione, la concentrazione aumenta. Ovvio che si tiene conto della diffusione, se no il gioco qui c'è un bel modello dietro di compensazione degli effetti fisici. Ancora gli stessi canali, che cosa viene fuori? Questi sono dati sottomessi, tutti quelli che ho fatto vedere fino adesso erano già pubblicati. Questi sono dati di un articolo che è under review in questo momento qua. Stessi canali, che cosa si vede? Freccia azzurra è la denitrificazione, freccia verde è ciò che viene dal bilancio di massa. In sostanza, la maggior parte dell'azoto che sparisce, a meno di una piccola porzione, che è quella che va a finire dentro la biomassa, questa delle piante, se ne va per denitrificazione, canale 1. Stesso nel canale 2, più o meno, un buon accordo, sono metodi completamente diversi, però c'è un canale 3 che ci mette un po' in crisi, ci si potrebbe star su. Qua la denitrificazione è meno influente rispetto alla ritenzione a biomassa vegetale, perché? Perché questo canale andava troppo lentamente, era una velocità molto quasi rilevante, l'abbiamo misurato ovviamente su una sezione ristretta, il carico idraulico però estesa alla sezione vera e propria è quasi ferma l'acqua.
Questo per dire che per parametrizzare questa funzione bisogna tenere in conto realmente delle casistiche, un po' come nei suoli, delle vere caratteristiche del sistema, altrimenti si rischia di parlare di niente, lucciole per lanterne o fischi per fiaschi. Ma si può arrivarci a una predittività su queste funzioni. Fine della cosa, su un bacino come quello ferrarese, se si considera la rete di scoline, capifossi e canali minori, 8.000 km circa, tenuti devegetati si rimuovono 300 tonnellate nella stagione vegetativa, diventa 10 volte di più se c'è la vegetazione, che vorrebbe dire l'abbattimento quasi quantitativo dell'eccesso. Queste sono le pubblicazioni che ho voluto mettere, perché se la presentazione rimane qualcuno interessato, qua le trova e io comunque sono sempre disponibile. Grazie. Grazie.